e poi insomma il Krasnodar che batte il primo pallone con Kukrovski, numero 50, lo vedete, alto, biondo, abbastanza riconoscibile. Ora è il numero 8 Turchiev ad allargare il gioco, poi centralmente prova a prendersi questo pallone Turchiev che lo gira, non c'è l'aggancio però da parte di Petrov. United che adesso immagino abbia riordinato un po' le idee dopo il 7-0 subito prima di pranzo, che un po' potrebbe avere un po' demoralizzato magari la squadra, però insomma vedremo come sono scesi in campo. C'è un Krasnar che è partito bene, attenzione all'iniziativa di Kukrovski che se ne va nettamente nella rigore, Kukrovski chiuso in mezzo e c'è calcio d'angolo per i russi, grande iniziativa di Vladislav Kukrovski, numero 50, anche come numero piuttosto originale nelle sue... Probabilmente alto 1,50 perché ah, tu dici? È altissimo. Okay. Krasnar che ha anche la caratteristica di portare tanti giocatori di riserva vicini al campo come se stessero per entrare, cosa sì, che non è, prima infatti mi sono confuso più di una volta, ma in realtà sono soltanto per ora riserve. Petrov, anzi è Turchiev, numero 8. Rimessa laterale per il numero 6, Wetley, poi più tecnico dei giocatori dello United, Lacy. Ancora Kukrovski, cede il pallone al numero 5 Gert, il tentativo da parte di Turchiev, pallone deviato, poi c'è il capitano numero 18 che tiene palla. Ancora partito meglio il Krasnodar, insomma, non fa cerimonie la squadra russa, United che qui è costretto un po' sulla difensiva, il fallo di Wetley che per ora sta un po' soffrendo, una giornata un po' negativa per la formazione inglese, iniziata male con il 7-0 con l'Atletico, adesso devono cercare di risollevarsi, c'è il capitano del Krasnodar che è il numero 18 Glovatsky sul pallone. Glovatsky scambia con Gert, numero 5, che non era in campo nella partita precedente, però qui è uscito. Gioca sul filo, infatti, del fallo laterale, alla fine la palla esce. Sarà Wetley a rimettere in campo con però l'intervento da parte del numero 17, Kasparian Vladimir, piccolino, nato il 14 settembre del 2006. Va a recuperare però un buon pallone. Adesso il tentativo proprio per lui, Kasparian, attenzione, vorrebbe intervenire su questo pallone, va a contrastare il portiere, poi ancora a liberare lo United con William Jones e a ricominciare con il tentativo da parte di Shea Lacy, ancora lui in possesso palla, il numero 10, va col tentativo di sinistro, viene rimpallato, allora Krasnodar che può riproporre un'azione offensiva, lo fa con Kukrovski, pallone largo per Petrov che va a calciare sul fondo il suo diagonale, arrivano però gli applausi da parte della panchina del Krasnodar che sta giocando bene, faccia a testa alta contro il Manchester United. United che paga forse anche il fatto di essere la squadra più giovane del torneo, ha 4 giocatori nati nel 2007. Questi livelli, un anno in più o in meno, fa molta differenza. Il Krasnodar che in effetti ha tutti i giocatori nati tranne Golubkov, che comunque è del gennaio 2007, tutti nati nel 2006, e adesso insomma anche fisicamente forse è qualcosa che incide alla lunga sull'andamento di una partita. E adesso ancora Petrov sul lato destro del campo, prova a dare per via individuale, poi c'è il recupero palla di Kukrovski ma viene fermato dall'arbitro, c'è infatti una scorrettezza probabilmente ancora da parte di Petrov e allora è William Jones a rigiocare il pallone, si fa vedere Ashton Missin che adesso riceve, largo c'è Wetley, Missin va invece in azione personale, ancora Missin, sguscia in mezzo a due, poi Wetley largo a destra, pallone dentro, viene deviato fuori dall'area di rigore, fuori dal pericolo, ma attenzione Lacy in area di rigore, ancora Lacy, Wetley col destro a giro in qualche modo, qui il portiere Sheremet che
stato uno dei migliori anche contro l'Ajax, non sì, proprio esteticamente bello da vedere in questa parata, ma comunque efficace perché non c'è stato il gol dello United. E allora ricomincia Gert che cerca Kukrowski, interviene Ashton Missin. La prima occasione dello United è arrivata con un tiro di Whiteley che poteva essere eseguito meglio, sì, ha cercato il giro ma è uscita un po' un assist a Sheremet che è stato comunque attento nei riflessi. Partita equilibrata qui, francamente Gaia, mi sembra che insomma siano le due squadre un po' più deboli del, sì, del gruppo B, ecco, le altre due ci faranno divertire tra circa mezz'ora. Qui c'è in ballo più che altro la terza posizione, sì, insomma, almeno di clamorose sorprese. Da quello che si è visto la prima partita c'è un gap piuttosto accentuato tra le altre due. Vediamo, sarà davvero molto interessante vedere Ajax e Atletico Madrid una di fronte all'altra. Attenzione intanto Petrov, il numero 4, riesce a portare palla in mezzo al campo con Kukrushkin che tira e non trova però lo specchio della porta, era Kukrowski. Kukrowski si è girato bene, molto rapido, il sinistro a cercare l'angolino, palla che è uscita di un metro alla destra di Forshaw. Manchester che comunque continua a giocare bene. Krasnodar continua a giocare bene. For show, a proposito di mondiali, esce Petro. Di mondiali di calcio, Gaia è nato il giorno d'Italia-Australia, il 28 giugno 2006. Stiamo facendo tutte le date, ormai ci manca qualcosina, esatto. E poi ci siamo. Attenzione, Gert finisce giù. Qualche dubbio per me sul contrasto c'era. Sale l'urlo, Krasnodar sugli spalti, sono tanti, abbiamo detto di come Krasnodar sia co-organizzatore di questo torneo. Attenzione al 23, Posmashny che viene fermato e poi ancora Kukrowski. Ma è 0-0 il risultato e si aspetta ancora il primo gol di una delle due squadre in questo torneo. Sono le uniche due che hanno ancora lo zero alla voce gol fatti. Insomma, grandi attaccanti magari non ce ne sono, c'è una manovra più o meno fluida delle due squadre che però pagano magari un po' di qualità nel reparto offensivo, meglio in difesa soprattutto il Krasnodar che comunque si è ben difeso contro i controllati, che soprattutto ha messo in luce le parate di Sheremet, l'allenatore della squadra è Stanislav Surchko, mentre per lo United il coach è Daniel Torpi, nato nell'83, 34 anni che compirà ad agosto. Adesso attenzione a Pavel Golubkov che aveva provato a inserirsi in area di rigore ma riparte velocissimo lo United con questo tentativo dalla distanza da parte di Ashton Missin, troppo debole però e soprattutto fuori dallo specchio della porta il destro di Missin. Sì, bello il movimento, la giocata per andare a calciare, poi il tiro però un po' strozzato col destro terminato sul fondo. Il caldo comunque c'è ancora e può darsi che fiacchi un po' le giocate dei 14 in campo. Ancora Messina che mi sembra il più pimpante dei suoi. Decisamente con Whiteley, ancora lui cerca di mettere al centro, ci arriva Sheremet. Che ha momenti da portiere di hockey, va bene che sì, è russo. Esatto, come in effetti, insomma, attenzione, gran numero qui da parte del 17, Kasparian, che poi lascia Golubkov, anche lui prova a fermare e ripartire il pallone, tipico giochetto, quasi da calcetto più che da calcio a 5, vabbè no, sì, comunque stiamo giocando a 5, ma insomma più che da calcio a 11 volevo dire. 17, ma sì. Vabbè, la stanchezza si fa sentire, Biryukov. Attenzione al pallone dentro con Ashton Missin che ne esce bene. Ancora Ashton Missin, fermato però. E allora può ripartire proprio Kasparian. Pallone laterale per Golubkov, che già ricordiamo, anzi no, il 23 è Posmashny. Anche lui c'era l'anno scorso. C'era anche lui, c'era anche Posmashny. Missin, ancora lui, ancora Missin, un dribbling interno, poi il pallone per Lacy, l'altro giocatore tecnico dello United insieme a Missin. Lacy cerca un varco per andare quantomeno al pallone dentro, trova invece un retropassaggio che mette un po' in difficoltà lo United, quantomeno frena l'iniziativa dei Red Devils. Poi William Jones va a caricare il destro, ancora una volta largo, ancora una volta fuori misura il tentativo da parte di Will
o Willy o William Jones. In 10 minuti, metà primo tempo, io lo chiamerei Willy, che mi sta più simpatico. Ah, Will. Poi chiediamo anche a lui come preferisce essere chiamato. C'è stato un cambio, credo, è uscito con numero 7 nel Krasnodar Golubkov. E così anche il 17 Kasparian. Krasnodar che fa sempre molti cambi, proprio per dare spazio a tutti i giocatori, che sono tanti nella rosa, sono 14 in tutto, compresi i due portieri. Ancora il 10 adesso, un gran break, un gran gol da parte di Biryukov. Che gol pazzesco che ha fatto il numero 10, si merita questa maglia per il bel gol destro sul secondo palo. Ecco qui, intanto è bravo a superare nello slancio con la punta del piede, supera Jones e poi calcia così. Gol bellissimo di Biryukov. Abbiamo visto tanti tentativi da fuori area in queste due partite. Questo è uno dei migliori, se non il migliore, tra quelli che abbiamo visto. È il gol che sblocca il Krasnodar, 1-0 sullo United. Dunque risultato forse anche giusto, proprio per quello che si è visto nei primi 10 minuti. Squadra russa che sta legittimando il vantaggio adesso con un recupero di pallone sempre molto aggressivo, ma sempre squadra molto organizzata. Lo era stato già l'anno scorso, quest'anno i principi non sembrano essere cambiati. Il United dall'altra parte deve adesso anche lui andare a sbloccarsi, insomma sono già quasi tre tempi che la squadra inglese non ha segnato. La parata comoda di Sheremet che fa ripartire la formazione russa. Ancora Jones, poi si lotta per questo possesso. Missing va a lottare con Yatsenko e alla fine il fallo è commesso proprio da Roman Yatsenko. Entra in campo anche ora per il Krasnodar anche Arseni Gert, esce con il numero 6 Chubenko, va a Wetley, il pallone è largo, prova a fare qualcosa con il numero 2 Mohamed Nehal, uno dei migliori anche lui dello United. Poi Krasnodar che riesce a liberare, attenzione alla ripartenza di Posmashny, dentro il pallone per l'autore del gol del vantaggio Biryukov, prova ad andare via questa volta Jones che lo chiude però bene, sarà rimessa laterale per il Krasnodar, avanti 1-0. E passo lo United, anche lo si era visto in maniera piuttosto netta contro l'Atletico, paga un po' anche la leggerezza generale, a parte Jones e Whitley sono tutti giocatori molto piccoli che soffrono un po' anche negli uno contro uno. In campo tornato il numero 50 Kukrovski, in campo il giocatore più alto del Krasnodar, che è andato subito a essere preso da Whitley, infatti su questa situazione di rimessa laterale, pallone messo al centro, proprio Kukrovski stava muovendo bene, si salva la United con William Jones che va a spazzare, ma il Krasnodar rimane in attacco. Ancora Krasnodar a battere la rimessa, a cercare il 23 Posmashny, pallone rimane in campo e poi lo calcia alto Kukrovski. Ci ha provato, era giusto così. Coraggioso qui Kukrovski. Vladislav entra in campo con il numero 14 Atwood Perry, esce Wedley con il numero 6 Atwood Perry che si piazza sulla destra, perde ancora più peso, più centimetri lo United, però dà spazio a questo ragazzo, esatto. Palla dentro per il tentativo di Giggs, cioè Zachary Giggs, il figlio di Ryan, che è stata una bandiera dello United, anche lui con il numero 11, anche se appunto in un'intervista di qualche mese fa Ryan Giggs disse: sono molto rammaricato del fatto di non essere il mio idolo, di non essere l'idolo di mio figlio, e figlio che ieri ci ha confermato il fatto di non avere il padre come idolo, ma in realtà non ha idoli, ha detto, quindi insomma allora quantomeno non c'è la competizione verso qualcun altro, non è che, già mi sembra un po' esatto, meno. Non è stato snobbato per qualcun altro, esatto, è un dici, ragazzo no, molto Beckham, razionale che dice no, non voglio idoli, voglio non paragonatemi a nessuno, come se che si dicono a 20 anni, a 22 anni, quindi lo dice già 11 probabilmente.
15 minuti, 1-0 Krasnodar, che muove la classifica, ma non lo stesso fa il Manchester United, che rimane a 0 alla voce punti e alla voce gol segnati. Esce un po', tra l'altro, Zachary Giggs. Un po' deludente fin qui la formazione inglese, lo United che soffre, continua l'iniziativa a essere saldamente tra i piedi del Krasnodar. United che, come dicevamo, è la squadra più giovane, molti 2007, alcuni anche di 9 anni addirittura, il caso per esempio dello stesso Giggs, che è nato a Ferragosto del 2007, dunque deve ancora compiere 10 anni, e questo si vede anche proprio nella gestione delle situazioni e della pressione, così come il piccolo giocatore che avevamo visto prima, anche Twaits. Ruben Batte, nato il 15 agosto del 2007, esattamente come gemelli anche loro, chissà, no, vorremmo creare incidenti diplomatici nella squadra inglese. 16 minuti, 1-0 Krasnodar, che tranquillamente possiamo dire gestisce il vantaggio di United, che si è fatto vedere pochissimo dalle parti di Sheremet. Tra l'altro la cosa incredibile è che anche Ashton Missing è nato il 15 agosto del 2006, un anno prima. Sì, che però ci sono tanti leoni in questa squadra. Tre leoni. Esatto, infatti. Famoso appellativo della nazionale inglese, che magari tra una quindicina d'anni potrà contare anche su di loro, lo scopriremo tra un po'. State con noi, tra 15 anni vi diremo se questo è accaduto oppure no. L'Inghilterra che ha vinto il mondiale under 20, peraltro, per la prima volta nella sua storia. Quindi insomma, il futuro del calcio inglese è roseo. Va sul fondo lo United e va finalmente a segnare il gol anche dello United. Cole Sims con una bellissima azione però da parte di Ashton Missing, se non vado errata, sì. E poi a concluderla è Cole Sims, ecco qui Ashton Missing, guardate lo slalom e poi palla dentro, era più facile da fare che da sbagliare questo gol per Cole Sims, che non sbaglia, ed è dunque 1-1 il risultato. Ed è il primo gol dello United in questo torneo, dunque si sbloccano anche loro. Adesso l'unica squadra, no, in realtà hanno segnato tutte. Due gol in Corinthians, uno a testa Krasnodar e Manchester United, sono i tre attacchi meno prolifici del torneo. C'è un intervento arbitrale per un calcio di punizione a favore dello United, che si è un po' scosso, si è un po' svegliato, adesso sta un po' più portando presenza nella metà campo avversaria. Punizione United sul pallone Ashton Missing, lui che va, non è un tiro, una volta tanto non c'è uno che tira da distanza improbabile, poteva essere meglio, probabilmente sì. Un po' deluso questo bimbo. No, beh, ora ha fatto un assist. No, sta quasi piangendo. Vabbè, forse no, perché era il caldo. Anche la luce del sole negli occhi. Sono un po' abituati magari al sole. Alla luce, la esatto. Luce a Manchester. Città che insomma vanta anche sette regioni importanti, non soltanto quello del United ma anche quello del City, che è sempre una squadra molto attenta ai giovani, al settore giovanile, il calcio inglese che spende molto anche per questo tipo di rinforzi. Alcuni giocatori sono stati proprio lanciati quest'anno in prima squadra da José Mourinho, qualcuno anche con Lewis ha vinto il mondiale giocando anche un paio di presenze in Premier League quest'anno. Attenzione a Edward Perry, palla dentro, che sfila, allora prova a rincorrere Nehal, la tiene in campo, va Nehal, pallone all'indietro per Jones, da lì potrebbe anche calciare, cerca uno spazio ma rischia anche molto perché con Gert in pressing, qualora gli avesse soffiato il pallone sarebbe potuto andare verso la porta di Forshon. Ancora Edward Perry, largo per Sims. Chiude bene lo United nel primo tempo, portandosi stabilmente nella metà campo del Krasnodar, anche onorando un nome tra i più nobili del calcio europeo. Ancora Ashton Missing, forse un fallo qui subito dal numero 5 dello United, non è di questo avviso l'arbitro, mentre non riesce ad arrivare Kukrowski, anche perché c'è una deviazione. Tanto sole basso alle nostre spalle, si allungano le ombre sul campo, sono alle viste anche dei cambi nella formazione russa che probabilmente avverranno
all'inizio del secondo tempo. A questo punto, visto che siamo vicinissimi all'intervallo, lontana William Jones, poi Sims anticipato di testa, allontana ancora William Jones, pallone rinviato un po' all'inglese, appunto, con il Krasnodar che può portare l'ultima minaccia di questo primo tempo. C'è un fallo da parte del numero 2 Nihal, calcio di punizione, esatto, per c'è, tra l'altro Golubkov che lo subisce. E lo tira lui? Sì, esatto, poi sì, anziché rimanere, insomma, a regolamentarsi, comunque ha preso anche una botta in faccia non indifferente, per quanto involontaria, ha chiesto di batterlo subito lui, invece ha detto di no, perché si avvicina Turchiev, andrà lui. Turchiev, 6 maggio 2006, ragazzo tra i più... Cos'è successo adulti. 6 maggio? No, nulla, non ricordo di... particolare, insomma, c'era un campionato, darsi che... qualcuno l'avrà vinto. Esatto, calcio di punizione per il Krasnodar, si chiuderà con questo tiro il primo tempo, non è esattamente una chiusura esaltante, lo vedete, il prossimo lo tirerà Golubkov, si va al riposo sull'1-1 tra Krasnodar e Manchester United. Si riparte con il secondo tempo di Krasnodar Manchester United, 1-1 il primo tempo, le reti di Biryukov, bellissimo gol, e Cole Sims per entrambe le squadre, il primo gol in questa edizione del Venice Champions Trophy 2017, squadre che hanno perso entrambe la prima partita nettamente, rispettivamente il Krasnodar contro l'Ajax, lo United contro l'Atletico Madrid, squadre che si affronteranno a seguire nella più bella forse delle partite della sessione pomeridiana, proprio perché mette di fronte due tra le squadre che hanno più brillato nel mattino. Pallone lungo, attenzione allo scatto del numero 3 inglese Morrison, entrato dalla panchina, una delle novità insieme per esempio a Thwaites. Cambiato il portiere dello cambiato United. Anche il portiere, gioca chi è, come si il numero mi sfugge. Lo scopriremo tra poco. Non è Forshawn sicuro, è il numero 12, mi è parso di vedere che non abbiamo in lista. È distinta, e dunque ci faccia sapere magari in qualche modo come si chiama, speriamo di non citarlo mai. Comunque numero 2 per Nihal Mohamed che accelera, pallone messo in mezzo, recuperato dal numero 50 Kuprowski. E arriva il gol, il gol sorpresa dello United con Sims, segna ancora lui ed 2. È doppietta per Cole Sims. Un po' l'errore di Kuprowski che di fatto serve un assist a Sims che calcia di prima con bello stile, calcio secco, preciso, angolato, 2-1, nulla può Sheremet, 2-1 United che ribalta il risultato. E allora Sims raggiunge a quota 2 in classifica marcatori altri giocatori come Bakvetila, come Morsio, come anche Diaz del River Plate, ma non come Ryan, come Cioffredi, 3 Ryan però, giocatore in testa per ora. Peraltro con una partita in meno potrebbe rimpinguare il bottino, lo vedremo più tardi. Insomma, da come si era messo lo United sembrava un po' destinato a uscire sconfitto anche da questa partita, invece reazione d'orgoglio dei piccoli diavoli rossi, 2-1, doppietta di Cole Sims. Questa volta è stato bravissimo il numero 9 che invece nel primo tempo è stato servito al bacio da un'ottima azione bellissima da parte di Ashton Missing, eccolo qui, lo vediamo inquadrato dalle telecamere, Cole Sims se lo merita per la sua doppietta, qui il tentativo di tacco da parte di Biryukov che invece è l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Krasnodar, e ancora un tentativo dalla distanza, pallone che finisce sul fondo, nessun problema per Forshaw, che è rimasto il portiere, ci ha provato Kuprowski. Falso allarme, tranquillizziamo la famiglia. Sono io che ormai intravedo dei numeri un po' a caso. Tranquillizziamo la famiglia di Forshaw, tutto a posto e regolarmente tra i pali anche nel secondo tempo. Che sicuramente starà ascoltando in italiano. Beh, forse è possibile, ma magari anche sugli spalti, chi lo sa. Sì, quindi magari le nostre spalle, chi potrebbe dirlo. Tre tanto minuti del secondo tempo. Thwaites, sì. Ha provato l'azione personale. Il più piccolo del torneo, dicembre 97, per questo piccolo giocatore di 9 anni. Che evidentemente però anche contro l'Atletico si è messo in luce con un paio di giocate niente male, dunque insomma un giocatore che sicuramente ha delle qualità proprio perché è di 2 anni, a volte quasi 2 anni più piccolo degli avversari, e allora qualcosa, qualche motivo poi deve pure essere. Poi anche più anziano a questo punto. Più anziano? Più deve anziano essere che peraltro gennaio... mi fa ridere dirlo visto che sì, si tratta di undicenni. Il nonno del torneo. C'è uno nato a Capodanno nell'Atletico Madrid del Capodanno 2006. Che gioia per i genitori. Ed è Ivan Morsio Fernandez, nato il 1 gennaio 2006 e dunque sarà lui
probabilmente. Probabilmente. Più vecchio è impossibile, visto che bisogna essere sì, nati esatto, nel 2006. Nel 2005 quindi. Non c'è nessuno, a meno che non ci sia qualcun altro nato chiameremo gennaio. E l'abuelo lo chiameremo. Ma allora, io peraltro in questo caso penso ai genitori, alla loro gioia a Capodanno. Beh, può essere passare l'anno magari in clinica. Però è un bel regalo del nuovo anno, esatto, sicuro. Ecco. Sicuramente un Capodanno indimenticabile, esatto. Molte volte ci si chiede che fare a Capodanno. Attenzione, Sims, ancora con un pallonetto, Sims, fuori. Questa volta non trova lo specchio della porta. Molte volte ci si chiede che fare a Capodanno, quel 2006, di sicuro non si sono posti il problema. Occasione per la last trick di Cole Sims, che qui però ha sbagliato la misura del pallonetto, peraltro anche piuttosto difficile. C'è, dicevamo, un sole basso che può anche dare fastidio ai giocatori in campo, proprio perché è davvero adesso molto molto basso e naturalmente sono le 18 più o meno e ci sta che il problema si ponga. Vedremo anche fra poco, chissà, magari verranno accesi anche i riflettori, perché insomma alcune partite termineranno anche dopo le 21. Vedremo se Juve Chelsea si concluderà con la luce artificiale come una finale di Champions. Mi sembra tutto predisposto affinché comunque ciò possa avvenire, perché come abbiamo detto insomma il chiggiato è stato rivisitato davvero. Con questo tentativo intanto dalla distanza, la parata di Forshaw. Ha toccato il tiro da parte del solito Kukrovski, che tira da tutte le parti, è un giocatore tra quelli di maggiore personalità visti in questo torneo, perché davvero appena ha spazio, appena vede la porta, tira e tira anche bene. Intanto calcio d'angolo allora per il Krasnodar, sempre dentro lo stesso Kroski molto alto, ma anche Biryukov che ha segnato il gol del vantaggio, palla un po' leggermente arretrata e allora può scatenarsi il giovanissimo Twaits, che però viene fermato, e allora altra chance per il Krasnodar. Qui l'entrata da parte di Jones non è perfetta, il tocco dietro invece da parte di Kukrowski, molto intelligente, tatticamente è la cosa da fare, quando si arriva sul fondo si dà sempre palla a rimorchio dietro, si insegna proprio ai bambini e i bambini lo stanno facendo, però poi non c'era nessuno pronto per l'inserimento dei centrocampisti come in questo caso, mentre Nahel ancora riesce a smistare per Jones, che prima è entrato male sul pallone, ha rischiato qualcosa lo United. Ancora Twaits largo a destra per Atwood Parry, ha recuperato il pallone dal numero 2 Tretiakov, ancora Kukrowski. Kukrowski dappertutto, questo giocatore molto alto, molto vistoso, molto biondo, che si fa notare anche nelle sue nei suoi ripiegamenti difensivi. Bella la giocata del 23 invece Posmashny, va sul fondo, l'incertezza di Forshaw, si salva lo United, era vicino al 2-2 al tap-in il Krasnodar, che poi calcia a lato, c'è rimesso dal Morrison fondo. Che è stato bravo a intervenire su quel pallone in anticipo. Vediamo il ruolo di Forshaw, poi Morrison con il numero 3 evita l'intervento a Biryukov, che è andato vicino anche alla doppietta, non solo Cole Sims ma anche Biryukov. United che adesso è a 3 punti e domani potrebbe anche provare a infastidire l'Ajax in ottica secondo posto, chissà, se così rimanessero le cose sarebbe una specie di spareggio per la qualificazione, a meno che poi l'Ajax non batta Atletico Madrid ovviamente, dunque vedremo tra poco come andrà anche la partitissima della sessione pomeridiana, la più attesa tra le due squadre, forse insieme alla Benfica e alla Roma che avevano fatto meglio nella prima giornata. Il Benfica a sorpresa battuto dalla Corinthians, la Roma ha battuto il PSG, rimangono le altre due che sono attese a una grande pomeriggio, fra poco la partita più bella qui al Chiggiato di Carle per la seconda sessione, seconda giornata per quanto riguarda i gironi, il secondo giro, la seconda tornata delle partite di fase a gironi. 8 minuti, 2-1 United che va a battere anche questa rimessa con Nahal, esce Biryukov, il numero 10 del Krasnodar, che ha cambiato anche divisa per questa seconda partita, erano tutti in verde quasi fluo e adesso invece sono tutti bianchi con solo delle avvisaglie di verde fluo nei contorni della maglia, sicuramente più visibili i numeri, ecco questo ci può aiutare in qualche modo. Intanto Edward Perry non arriva su questo pallone, ci arriva naturalmente Kukrowski che prova ad andare in velocità, si mina tutti, ancora Kukrowski riesce a tenere in campo, anzi no, questo pallone che esce sul fondo, bella però l'azione individuale da parte di Kukrowski. Sembra un po' un individualista Kukrowski, non mi sembra uno molto portato al gioco di squadra, che prende palla e parte o tira, insomma, molto sicuro dei suoi mezzi, magari non molto predisposto per il collettivo. In ogni caso Krasnodar che
recupera l'altro pallone, però lo perde subito anche in maniera piuttosto maldestra, però c'è un po' di stanchezza anche nello United. Pronto un cambio, rientra Nikita Petrov con il numero 4. Nikita, che tra l'altro è anche una canzone di Elton John. Eh sì, un pensum dedicato però. Nonché un film. Nonché un bellissimo film fatto una quindicina d'anni prima che nascesse, peraltro, sì. Nikita Petrov, 20 maggio. Chissà che 2006. Magari non siano. Vabbè, che Nikita è sicuramente una donna, un nome, per il film, sì, però vabbè, è vero appunto. Che è un nome anche abbastanza in uso. Un diminutivo di Nikolai. Sì. Dunque. Tanto Sims recupera un buon pallone, bel gioco da parte di Sims. Che riesce a servire Morrison, va con il destro che non è il suo piede, cerca un'imbucata proprio per Sims, ancora Morrison, si lotta, alla fine il destro a giro da parte del giovanissimo Thwaites, che però calcia lato. Dicembre 90 2007 per Thwaites, quindi davvero. Ha circa 2 anni quasi di differenza sì. con l'abuelo, con Murillo Fernandez. Sì. Sì. 2 anni quasi, esatto, 1 anno e 350 giorni, esatto. piuttosto diverse, ecco, sono proprio due categorie diverse. Si sono incontrate peraltro nella partita precedente a distanza, Atletico United 7-0, un punteggio eclatante. Dove ha vinto l'esperienza di Musillo. Esatto. United che gioca meglio nel secondo tempo e va a sfiorare, ancora sfiorato il 3-1 Sims, Krasnar che ha creato poco in questa ripresa. Qui con il numero 17 avanza Kasparian, però viene fermato Thwaites. Ancora Morrison, pallone dentro per Sims, anticipato molto bene qui da Chubenko. Ancora Golubkov, davanti a sé c'è Jones, fisicamente molto più agguerrito del piccolo Golubkov, che però subisce la spinta da parte di Jones. Allora una serie di cambi per anzi no, appunto la solita è falso allarme, infatti rientra solo, esatto, rientra solo Biryukov. Vedi che ci sei cascata anche tu questa volta, io lo era sapevo, per, non ci hai detto era niente. Per non farti sentire in colpa. Aspettavo il tuo errore, palla al centro, allontanata in qualche modo, ma c'è ancora Biryukov che la tiene in campo, riesce a metterla al centro, il pallone insidioso, ancora for show, non è esattamente sicurissimo nella presa, in ogni caso si salva ancora una volta il portiere dello United. È uno scossone la partita del Krasnodar che da qualche minuto ha ripreso a spingere con continuità, con il numero 7 Golubkov che va via due avversari, ancora rientra Golubkov, imprendibile, giocatore bravissimo nello stretto, poi allarga, prova a cambiare gioco, lo fa con il destro che non è il suo piede. Petrov tiene in campo, va lungo a cambiare gioco, la palla però è troppo lunga, imprecisa, questa volta imprendibile per il capitano Biryukov. Altro cambio in vista, sta per rientrare il nostro amico Kukrovski, dopo un paio di minuti di riposo è pronto a rimetterlo in campo il Krasnodar. Cambi vorticosi del Krasnodar che davvero ha una gestione dei cambi frenetica quasi, ci fa perdere diverse sostituzioni. Qui Biryukov fermato, United che da qualche minuto fa fatica a uscire, palla al piede, ora ci prova il numero 9 Cole Sims, salta un avversario, poi però viene fermato facilmente dalla difesa russa e riparte il solito Golubkov, testa bassa, palla a terra, punizione e siamo a una ventina di metri dalla porta di Forshaw, vediamo stavolta che tirerà. Rientra Kukrovski intanto. Esce anche il numero 18, Glovatsky. C'erano due capitani in campo, per un attimo, Glovatsky e Biryukov. Magari c'è questo consenso della collettività che fa sì che siano anche possibili più capitani. Attenzione a Golubkov, fa la finta. Tutto benissimo. Forse anche irregolare, ci sono i due tocchi. L'arbitro non ha visto di peggio anche fischia. In Serie A. Sì, intanto sì, Golubkov riesce a toccare per Petrov, va via in mezzo a due, non lo ferma Zachary Giggs. E allora eccolo il solito Kukrovski col sinistro, passa sotto le gambe di Nahel,
non c'è Nihal, che è meglio, non c'è deviazione, forse no, infatti è rimessa dal fondo per lo United. Ancora un'iniziativa di questo Kugrovski molto interessante, che si assume tutte le responsabilità delle conclusioni. Qui pallone è angolato troppo, non c'è deviazione di Nihal, rimessa dal fondo, ma lo United adesso soffre perché il Krasnodar sta profondendo il massimo sforzo in ricerca del pareggio. Ancora Biryukov, Kugrovski, lato corto dell'area, palla al centro. Il tiro davvero colpito un po' col ginocchio, però, sì, da Petrov. Peccato, perché è stata una grande occasione questa per il Krasnodar. Allora siamo al 14esimo, Krasnodar che sta davvero producendo il massimo sforzo per trovare il pareggio, che forse meriterebbe anche in questo finale. Intanto Golubkov, il solito funambolo, si ferma, la sterzata con la suola, tutto mancino Golubkov, palla al centro per questo tentativo dalla distanza da parte di Chubenko. Finisce però fuori, allora dentro Posmashny e anche il numero 5 Gert. Esce proprio Chubenko e esce anche il numero 4 Petrov. 5 minuti e mezzo alla fine, United avanti 2-1, doppietta di Colsens, questo giocatore nato a Manchester il 20 dicembre 2006, esattamente un anno prima di Thwaites. Ci sono queste coincidenze. Date nella United. Ancora un tentativo di controllo palla da parte di Golubkov, che però non tiene in campo il pallone, e allora Nihal con calma per la rimessa laterale. Si fa vedere Ashton Missing, che però è prestato. Allora il pallone lo raggiunge in qualche modo Posmashny. Ancora in avanti Gert in qualche modo. C'è Giggs che viene però superato, e allora il sinistro non è male da parte di Lacy, un po' però lazy, un po' pigro, visto, per usare il gioco di parole, visto, eccellente. Ogni tanto anch'io ho dei momenti di lucidità, nonostante il caldo e tutto il resto. Insomma, questo è il risultato, 2-1, lo vedete anche in grafica. Adesso è Ashton Missing che recupera un buon pallone, poi lo cede dietro per Will Jones, che ho deciso di chiamare Will, che sta meglio, più musicale con Jones piuttosto che Willy. Lacy, se vuol dire che sei d'accordo, pallone di dietro per Forshaw, largo ancora Will Jones, pallone che termina però in out. Allora altra chance per il Krasnodar, dietro per il numero 2 Tretiakov, ancora lui che cerca la verticalizzazione, controlla in qualche modo e viene anche atterrato Biryukov da Nihal. 4 minuti, punizione battuta velocemente, Kukrovski se non sbaglio è lui ancora che lui si porta in posizione di tiro, ma viene contratto molto bene da Whitley. No, era Jones ancora. Era Jones, esatto, sì. Era e poi Jones, Giggs. Qui Giggs si rende utile anche in fase difensiva. Whitley ancora in panchina. In panchina, ha giocato tutta la gara contro l'Atletico, credo, è tutto il primo tempo, alla fine ha bisogno di rifiatare anche lui. Ora il pallone per Biryukov che cerca un controllo difficile in area, ci riesce, poi una deviazione favorisce la presa di Forshaw. Altra chance per il contropiede dello United, fermato però. Allora Golubkov vede Kukrovski, cerca un numero, lo ferma Giggs, Kukrovski è caparbio, ritorna sul pallone, Giggs un po' fermo, sente il caldo evidentemente Zachary Giggs. E allora Posmashny, alla fine c'è il contropiede con il numero 8 Ruben Butt. Posmashny recupera il pallone, cerca di servire largo Kukrovski. Ti do una mano anche in certe pronunce che sono piuttosto laboriose a quest'ora del pomeriggio, ma è chiaro che appunto sei assolutamente scusata. 2 minuti e mezzo alla fine, Manchester avanti e anche con merito a questo punto, perché insomma lo United alla fine si sta ben comportando, ha rischiato poco dopo i 2 gol di Sims e si sta portando a casa questi 3 punti. Palla in mezzo, attenzione però al pallone che spiove pericolosamente in area piccola, deve, un'area piccola che poi non c'è in realtà, una, quella che sarebbe l'area piccola della campo. Punizione, anzi rimessa laterale per il Krasnodar con un colpo di tacco elegantissimo a rimettere la palla al centro, ma lo United può uscire, allungarsi, anche se in realtà non ci sono compagni a cui dare il pallone, va a pressare quasi da solo in maniera molto generosa il numero 8 Ruben Butt.
allarga il Krasnodar che mette in mezzo il pallone, ma direttamente sul fondo in realtà, senza creare problemi di sorta a Lewis Forshaw. E allora ci sarà il rimessa dal fondo per lo United, può far trascorrere qualche secondo, lo vedete qui. È entrato anche Whitley per l'assedio finale, diciamo, per... si è portato peraltro in attacco, situazione insolita però, per lui. Come al solito vi ricordiamo, il regolamento prevede che il rinvio del portiere non possa scavalcare la metà campo, certo. In questo caso infatti è fallo, punizione. E non è una grande idea di Whitley posizionarsi in area nella metà campo avversaria, visto che non ci poteva stare. Palla al centro, colpo di testa. Che altro magari il portiere, che attenzione, sì. Adesso al tentativo in spaccata di Biryukov, poi lotta Whitley. Ancora Whitley, arriva con la punta del piede, grandi falcate per Whitley che cerca un dribbling su Gert, lo ferma, poi Golubkov va via l'altro brevilineo Lacy. Buono questo pallone per Biryukov al centro, deve rincorrere questa volta però il Krasnodar con Posmashny che non può raggiungere il pallone. Ultimi secondi di partita, non c'è stato qui il cooling break a differenza del match precedente, dunque il Manchester non avrà particolari secondi. Intanto arrivano i giocatori dell'Atletico Madrid che stanno per entrare in campo, stanno assistendo anche agli ultimi secondi del match del loro girone, affronteranno domani il Krasnodar nella terza e ultima gara di girone. Ma attenzione, la grande occasione per il Krasnodar è la parata da parte di Forshaw che si allunga e blocca. Stava entrando in campo l'allenatore del Krasnodar. Leva fortemente questo pareggio. Non è finita, ancora Krasnodar. Golubkov dalla fa distanza e la palla esce di un soffio e finisce la partita proprio su questo sinistro alato. Sfortunato il finale del Krasnodar, lo United vince 2-1 e si porta 3 punti. Krasnodar ancora a quota 0.